Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Perdonatemi se sono mancata dal canale per tutta questa settimana, ma ho avuto un sacco di problemi a livello di pelle, perché non so se si vede, scusate i capelli, ma domani devo andarmeli a fare alla parrucchiera, quindi adesso li ho legati così, essendo corti, spuntano tutti i ciuffi qui e lì. Sono strapiena di imperfezioni, quindi ho preferito lasciare la pelle libera. E quindi non truccarmi, ho detto no, il video non mi va di fare il video senza trucco, eccetera, eccetera. Quindi ho detto aspetto un po' che la situazione migliori, poi magari faccio il video. Siccome stasera devo uscire, ho detto non esco senza trucco perché assolutamente no. Anche se in questi giorni sono uscita senza trucco, vabbè, però ho detto no, stasera mi trucco assolutamente. Quindi ho detto ne approfitto e giro il video. Allora, questo sarà il Christmas tag, che è appunto un video che volevo fare un sacco di tempo fa, però ovviamente in questa settimana non ho registrato nulla. Se guardo là è perché ho le domande sul computer e sto registrando col cellulare, quindi iniziamo subito. Allora, festeggi il Natale? Sì. Quando pensi al Natale, che ricordo ti viene in mente? Allora, sicuramente proprio l'atmosfera, quindi tipo la famiglia, il fatto che il 24, il 25, il 26 festeggiamo tutti insieme con tutta la famiglia, il fatto che scende mio fratello che non vedo da tantissimo perché comunque lui abita fuori, e i miei cugini che pure abitano fuori, siamo tutti sparpagliati, quindi Natale è proprio il giorno e il periodo in cui ci ritroviamo tutti quanti insieme, quindi proprio l'atmosfera, lo stare insieme con la famiglia, il cenone, le luci, tutte queste cose qui. Come prepari la casa e la tua famiglia all'evento? Cioè, no, vabbè, diciamo che la casa, vabbè, faccio di solito, faccio l'albero e il presepe, niente di che, e la mia famiglia, cioè, penso che l'unica che lo senta veramente e lo spirito del Natale sia io, nonostante comunque sia cresciuta, io ancora lo sento lo spirito del Natale, mentre ovviamente i miei, essendo grandi, insomma, per loro è giusto una cosa per stare tutti insieme. Preferisci l'albero o il presepe? Allora, entrambi, però penso che l'albero faccia più Natale, anche se alla fine è il presepe quello che conta. E quando inizi a comprare i regali, sempre all'ultimo, di solito, a quale persona pensi per prima, riferita al regalo? E di solito, diciamo che io in quest'ultimo periodo, non, in questi ultimi anni, diciamo, l'unica persona a cui faccio il regalo ovviamente è il mio fidanzato e alla famiglia, quindi vabbè, ovviamente la prima persona a cui penso è lui. Se hai già preso o pensato ai regali, puoi dirci quali sono? Allora, sì, perché comunque ormai gliel'ho dati, quindi penso che vabbè, al mio ragazzo ho regalato i soldi perché voleva, cioè non sapeva ancora bene cosa volesse, cioè quindi ha detto dammi i soldi, mi ha detto, cioè, invece di regalarmi qualcosa, visto che ancora non aveva in mente niente, ha detto se mi dai i soldi io poi mi compro quello che voglio, come ho fatto sempre io, tipo tutti gli anni mi sono sempre fatta regalare i soldi perché sono sempre ultra indecisa con i regali. Quindi magari al mio ragazzo gli dico: senti, se devi farmi un regalo che magari poi non mi piace, preferisco che mi dai i soldi così magari quando decido poi me lo compro io. E quest'anno lui ha fatto la stessa cosa, non aveva in mente niente, quindi gli ho detto: vabbè, io ti do i soldi e poi ci compri quello che vuoi. Mentre alla famiglia gli ho regalato un set di tazzine da caffè e ovviamente poi gli ho fatto tipo un cesto con cioccolatini, il pandoro, la bottiglia, queste cose qua. E se hai una persona che pensa al regalo da fare in base ai gusti della persona o fai un pensiero per tutti, tanto il pensiero che con... No, aspettate che non ho capito. Se hai una persona che pensa al regalo da fare in base ai gusti della persona, fai il pensiero. Ah, ok. Praticamente mi chiede se lo faccio giusto per, oppure perché tanto il pensiero che conto, oppure
Ovviamente lo faccio in base ai gusti della persona. Allora, io cerco di farlo in base ai gusti della persona, ovviamente. Non sono quella che compra una cosa giusto per, se ti piace, ti piace. Se ti piace bene, se non ti piace, ciao. Cosa ti piacerebbe ricevere quest'anno? Già l'ho ricevuto perché il mio ragazzo mi ha regalato, perché l'abbiamo comprato insieme, ovviamente. Cioè, a parte che gliel'ho detto io quello che volevo, quindi lui me l'ha regalato. E mi ha regalato una palette. La Duochrome di Neve Cosmetics con un ombrettino poi di Nabla della collezione nuova e il parka, che è un giubbotto che io praticamente volevo da sempre, però ho sempre evitato di comprarlo perché lo hanno tutti, quindi dicevo no, no, ce l'hanno tutti, se lo hanno tutti non lo voglio, e me l'ha regalato lui. Poi ti fai degli autoregali, ovvio. Rispetti tutte le fasi che la tua religione e la tua cultura ti impone? Sì. Pranzo il giorno di Natale o cena alla vigilia? Entrambe. Lo festeggi a casa da parenti o al ristorante? Di solito lo festeggiamo a casa il 24 sera, lo festeggiamo da me e il 25 poi a pranzo da mia zia. Qual è il tuo classico menù natalizio? Di solito non c'è un menù specifico. Vi posso dire che la maggior parte delle volte c'è il. Si è sempre incentrato sul pesce, tutto a base di pesce di solito, è sempre stato così. Panettone o Pandoro? Pandoro, anzi io dico, cioè faccio un appello a tutte le case che fanno il panettone eccetera, ma sti canditi, cioè che ci c'entrano ancora nel panettone, nel panettone, cioè, non so che sto dicendo, basta, poi stuvetta, sti canditi, basta. Hai mai riciclato un regalo? È capitato. Il regalo che non vorresti mai ricevere? No, io non sono una persona che si accontenta anche di un laccio di una scarpa. Di solito non faccio mai, cioè non faccio mai storie. Quindi non c'è un regalo che non vorrei ricevere. Cosa ne pensi delle gift card tanto in uso? Cioè, io le accetterei volentieri, soprattutto quelle tipo da Sephora, chi con questi negozi comunque di trucco o qualche negozio di tatuaggi, lo accetterei, piercing, tatuaggi, lo accetterei volentieri. Di che colore fare l'albero quest'anno? Il mio albero è tutto dorato. Un colore, un profumo che ti ricorda questa festa? Sicuramente il colore, posso dirvi il rosso, il dorato, che sono i colori che mi ricordano di più il Natale. Come profumo, boh, forse quello dei dolci tipici, tipo, non lo so. Comunque, non vi so dire il dolce che mi ricorda la festa, il profumo che mi ricorda la festa. Acquisti online il tuo regalo o preferisci un negozio fisico? In realtà preferisco il negozio fisico perché preferisco andarli a vedere per bene. Tipo, ad esempio, Nabla, io volevo regalare tutta la collezione nuova, la Goldust. Cioè, io vi dirò, sono andata al negozio e li ho sbocciati. Sarò completamente sincera, a me non tutti i colori sono piaciuti. Ovviamente se non fossi andata a swatcharli avrei preso tutta la collezione e via. Invece adesso ne ho preso soltanto uno che era quello che proprio mi piaceva di più. Perché ho preferito appunto farmi regalare la Duochrome perché comunque sono tutti i colori che non ho. Però se fosse stato per me online avrei preso tutto. Quando in realtà poi nell'effettivo cioè non mi piaceva un granché. Quindi preferisco andare nei negozi fisici. Cosa non deve mancare il giorno di Natale per renderti felice? La famiglia. Cioè, la famiglia ci deve essere. Cioè, per me basta che ci sono loro, io sto bene. A Natale pensi anche ai tuoi animali? Compri qualcosa anche per loro? Allora, di solito, diciamo che è capitato che abbiamo fatto il regalo anche a mio figlio, al mio cane. E mo, ad esempio, non gli abbiamo fatto un regalo, ieri l'abbiamo provato a tolettare perché comunque andava dosato tutto quanto, quindi gli abbiamo regalato tutti quanti il bagno, la tolettatura, eccetera. L'accessorio, abbigliamento, oggetto, make-up che non può mancare con te il giorno di Natale. Ed è l'ultima domanda. Allora, l'accessorio, non ho accessori, non uso accessori, forse qualche orecchino così, ma niente di che. Abbigliamento. Allora, cerco, io amo questo maglione, infatti lo
riscoperto oggi perché l'avevo proprio dimenticato e penso che questo lo metterò anche domani sera. Infatti adesso me lo tolgo, l'ho usato soltanto, l'ho messo soltanto per fare il video, adesso lo tolgo e penso lo metterò assolutamente domani sera perché per me basta che sia qualcosa di rosso, cioè qualcosa di rosso ci deve essere. E oggetto nessuno. Make-up, allora sicuramente voglio fare qualcosa con i glitter o qualcosa con la duochrome di neve, vedremo. Visto che l'ho aperta perché comunque. Cioè, non mi andava di scartare il pacchetto là come i bambini, cioè l'ho aperto prima. E quindi ho detto, vabbè, penso che comunque ci sarà farò qualcosa glitterato sicuramente. E niente, questo era il video tag. Io vi mando un grosso bacio, vi faccio gli auguri di buon Natale. E nel caso non dovessi girare un altro video oggi, lo pubblico poi domani. Comunque, vi faccio gli auguri in ogni caso. E ci vediamo al prossimo video. Vi mando tanti tanti baci, auguri a voi e alle vostre famiglie e ci vediamo alla prossima. Ciao!